siamo su Assassin's Creed 4 Black Flag, come vi avevo già anticipato. Oggi affronteremo una nave leggendaria. Quindi per chi si lamenta di non vo di voler vedere navi grandi, adesso vi accontento e adesso vi farò vedere quanto siano odiose queste navi. Inizio questo video da qui, intanto potete vedere quanto cacchio è grossa. Io ho iniziato da qui per il semplice motivo che ci ho provato altre 36 volte. Tutte volte sono morto. Allora, appena vi avvicinerete un po', questa qua magicamente si girerà e vi verrà addosso come tutte le altre. Come vi ho detto, questa qua è quella dallo sperone indistruttibile, quindi guardate che robo ha lì. Ecco, adesso tipo mi prenderà sicuro. Aiuto, aiuto, boom! Ecco qua, metà cosa è andato, perché mi ha preso di striscio. Dai, ce la possiamo fare, dai. Allora, se state vedendo questo video vuol dire che ce l'ho fatta, perché se no non lo caricherei, sarebbe inutile farvi vedere 200 volte 30 falliti, cioè 230 volte un tentativo fallito per poi mettermene finalmente uno in cui ce la faccio. Vi metto direttamente quello in cui ce la faccio. Sperando che sia questa la volta buona, perché vi giuro, vi ci sto mettendo secoli per provare a fare sto coso. Allora, ok, siamo partiti proprio male perché ho già meno di due cose di vita e quello lì non ne manca metà. Pensate che ce ne sono altri quattro oltre a questo, uno l'ho già fatto, gli altri no. Quindi sono ancora lontano dal mio 100% visto che mi mancano le navi leggendarie. Ahia, che dolore! Bello che lei manco vi prende, solo il fatto di andare voi addosso a lei vi fa... Ecco, un'altra cosa troppo utile sono i cannoni rotanti. Lì se gli bucate la corazza e sparate con quei cosi lì, fate un sacco di dolore. No, che poi cosa dico? Che me ne mancano... mi mancano solamente le navi doppie, diciamo. Perché io, prima di fare questo, ho provato quella corazzata. E ci sono riuscito, a dire il vero non è stato nemmeno così tanto difficile. Perché devo dire che sparandogli da dietro però... un colpo gli andava via praticamente metà vita, quindi cioè meno di metà vita, quindi è stato abbastanza facile con i colpi potenti, con il colpo di mortaio che continuata, eccolo qua, m'ha massacrato. Dubito che questa sarà la volta buona, ma io ci credo perché non ha moltissima vita, quindi ecco, se ne sta pure andando, attenzione, adesso posso farcela, adesso posso farcela, andiamo sotto di mortaio come mai abbiamo fatto, vai. Vabbè, no, no, non scende di nulla. Che cos'è? Dai, muori, dai, dai, dai. Comunque, vi stavo dicendo, quella corazzata l'ho distrutta, quindi mi mancano solo... se riesco a battere anche questa, mi mancherà solamente le doppie. Dai che cade, dai! Come non è morta? Oddio! Non muore! Oddio, ragazzi, aiuto! No, non ci... se non faccio stavolta... ecco, l'ho pure mancato. Se non faccio stavolta, mi ammazzo. Oddio, oddio, aiuto! Meno male che non ho sparato! Ok, si è firmata la condanna a morte. Si è firmata la condanna a morte. Ma come non muore? Non è possibile! Oddio, ragazzo, ho paura. Dai, 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 cazzo, cadi! Sì! Ed è morta, sì! È affondata, e andiamo. Per questa è la fine, signori, perfetto. Quindi, dopo al 247esimo tentativo, anche l'impoluto, come si chiama questa, è affondata. E finendo anche le sfide comunitarie potete ottenere anche il suo timone e la sua polena, che sarebbe praticamente la cosa che c'è davanti, anche se fanno, cioè fanno, cioè sono orrende. E niente, perfetto, come potete vedere questa area è finalmente libera. Come vedete adesso 99 di sincronia. Io vi sto, ovviamente, come potete vedere, la Dama Negra non me l'ha data. Perché non me l'ha data? Non ci posso credere. Ok, perfetto, ragazzi, sono una testa di cazzo. Quando l'ho fatta non ho salvato. Evviva, non ho aspettato che si salvasse, quindi dovrò rifare la Dama Negra, che è quella corazzata. Intanto qua c'è un'onda anomala. Ma chi se ne frega, perché noi abbiamo battuto la nave leggendaria, quindi noi possiamo farlo. Come non detto, quindi, tutte le storie sulla dama, la cosa corazzata che ho distrutto, cancellatele perché lo dovrò rifare, visto che io sono una testa di cazzo.
Benissimo. Sono due. Niente. Per questo video è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento, a iscrivervi. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Dedo. Bella.